Due costole fratturate. Due? Perché diciamo tre. Due costole fratturate. Il referto adesso nell'ospedale. Ci sono stime anche sui tempi di... Tre settimane barra un mese. E questo non ci voleva. Più. Uno prepara l'estate con i tre e poi dopo... Sì, anche perché è stato un fallo gratuito, quello si può evitare. Su una palla dove noi l'avremmo buttata fuori. Purtroppo gira le balle, gira veramente le balle, devi perdere un giocatore importante per una stupidaggine che si poteva evitare senza nessun problema. Purtroppo non possiamo essere nella testa di alcuni giocatori. Per questo comunque come gioco mi pare siano delle buone risposte. La prima mezz'ora credo che la squadra abbia espresso un calcio straordinario, il nostro calcio, poi purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le 7-8 palle gol create e poi è normale, fai un cambio tattico, metti un giocatore con caratteristiche diverse, ti innervosisci un po' perché comunque i primi 25 minuti, mezz'ora, per un attimino abbiamo subito qualche fallo di troppo. Poi nell'unica occasione, nella mezza occasione loro abbiamo subito questo calcio di rigore che ci poteva stare, non ci poteva stare, ma è clamoroso il rigore non dato a noi il primo tempo su Bros. Salta il portiere con pallonetto, come si fanno a fischiare un rigore così? Normale che poi ti innervosisci un po', perdi di lucidità e non fai bene, però alla fine comunque il secondo tempo, a parte i primi 5-6 minuti che la squadra non mi è piaciuta, poi nei minuti finali, cioè negli altri 35-40 minuti la squadra ha mantenuto pieno possesso del campo, della palla, ha creato azioni su azioni, poi è normale che diventa più difficile quando gli avversari si mettono tutti dietro la linea della palla, a volte magari se non hai la lucidità dell'uno contro uno e avere la lucidità magari a fine agosto è ancora un po' presto, però la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine e l'ha ottenuta, per quello credo che sia un risultato sacrosanto il nostro passaggio del turno.